Ciao ragazzi, un saluto da Maurizio. Voi vi chiederete cosa c'è qui dentro. Sono appena arrivata da Amazon. Qui dentro c'è un accessorio per il mio nuovo tablet che già avevo presentato, dell'Asus, il T103. Quindi l'ho subito acquistato qualcosa che poteva proteggerlo. Quindi andiamo a vedere, apriamo e vi faccio vedere che cosa ho preso. Boh, apriamo subito. Ho acquistato la custodia. E poi cosa importante, già lo intuite da lì. Una pellicola in vetro temperato, vedete, per questo nostro tablet. Queste sono le caratteristiche, faccio vedere, queste su Amazon. Vedete bene, adesso l'apriamo subito, che sono proprio curioso di sapere cosa c'è qui dentro. Bella la confezione, guardate. Modo libro. Modo libro, ma bella bella. Ok, qui aperta, apriamo anche qua. Mo' apriamo, sarà rotta, immaginate, speriamo di no. Vediamo cosa esce qui dentro. Dopo vi metterò i link in descrizione se dovete acquistarli. Ok, bene. Vedete qua. Non so, è più bella la scatola che tutto il resto. Pannino per pulire il display. E qui ci troviamo la pellicola in vetro. Sarà delicatissima perché, visto le dimensioni, ecco qua. Vedete, c'è il foro per la fotocamera. Il foro per la fotocamera lo andiamo a mettere subito su, non installandola, però vi faccio vedere come dopo, al limite, quando la installerò, vi scriverò in descrizione. Come potete vedere è precisa, eh? Andiamo più nel dettaglio, adesso vi faccio vedere anche il foro della fotocamera. Vedete che qua sono proprio curioso di sapere come va. Ok, mettiamo via di nuovo qua. Vi faccio vedere di nuovo qui le varie descrizioni che ci sono, le varie istruzioni su come metterla. Comunque una bella confezione. Prezzo 9,90 euro. Oddio, cosa sto facendo? 9,90 euro, quindi secondo me la scatola non vale 9,90 euro. Comunque vedremo dopo come si installa e se realmente è stato un buon acquisto. Questa è la custodia. Questo rosso, pensavo che era un rosso un po' più scuro, invece no. È un rosso vivo vivo. L'apriamo assieme. Questa è la custodia. Vediamo un po' com'è. Adesso tiriamo via la biro qui. Vediamo un po' come ci sta. La infiliamo. Voilà, niente male, niente male davvero. Guardate, diventa un bel librino e c'è anche il portastilo. Guarda qua. E così tiene sia tastiera che tablet, vedete? Facciamo una cosa, proviamo a togliere la tastiera, vediamo come
si comporta. Anche qui niente male. Niente male, ma a sto punto, visto che c'è la custodia, la cosa buona è che il portastilo senza la custodia è nella tastiera, quindi la tastiera te la devi sempre portare dietro se vuoi portarla a biro. Invece qui ti puoi portare solo il tablet, la stilo, questa fuori questa parte qui, non so se, però comunque. Bisogna vedere quando è accesa, se va a bordo schermo. Secondo me sì. Vediamo un po' se si intravede qualcosa. Accendiamo, sono proprio curioso, guarda. Vediamo un po' se va a bordo proprio. Sì. Questa linea tiene giusto giusto il bordo schermo. Niente male, guarda, raga. Sinceramente. In tutto mi è costato 22 euro, quindi niente male. Uno può fare così. Poi, secondo me, si fa anche così. Vi faccio vedere come funziona. Così. Si incastra sotto l'elastico. Vedete? Allora, adesso con l'aiuto di chi ci sta facendo il video, approfittiamo e facciamo un super video così proviamo a mettere la pellicola. Così, se dovete acquistarla, dopo vi faccio vedere il dettaglio. Vi faccio vedere nel dettaglio, ancora precisa, nel dettaglio la custodia. Apriamo. Caspita, dà un senso di sicurezza, se si fa fatica a sfilarla. Quindi, perfetto. La pellicola secondo me è importantissima, lo sapete perché? Perché secondo me a lungo andare la tastiera lascia il segno sullo schermo. Quindi vediamo un po' come sono le istruzioni. Beh, niente, pulire. Togliere il foglio 1, poi applicare e poi togliere tutto il resto. Italiano niente, porca miseria. Però comunque si applica come le classiche pellicole, niente di più, niente di meno. Lo facciamo? Sì che lo facciamo, dai, facciamolo. Apriamo qui, che dovrebbe esserci tutto il necessario. Poterla installare, mettiamo via tutte queste carte che non servono, anche queste sono numerate, questo non so cosa servono, questo qua è per i vari pelucchi, però io sinceramente non mi fido, arrivo subito. Non mettere in pausa, ci metto un attimo. Io ho il mio prodotto e sinceramente non lo cambio. Sbaglierò, però sgrassa. Infatti. Cari ragazzi, vi dico io che la tastiera ha già lasciato i propri segni, guardate, non so se si vede, si vede? Se
Se si bagna lo schermo, adesso vi faccio vedere. Ci sono i segni della tastiera. Ma roba da matto, da nuovo. Poi quando si asciuga spariscono, però da qui. Vediamola bene perché non è la classica pellicola di un cellulare, anzi facciamo così, siamo sicuri che non si sposta. No, non mi fido. Mettiamo questa qui, uguale, la stessa cosa, non cambia niente. Allora, proviamo bene. Vediamo un po'. Mi ingrippa un po' il fatto che da bagnato ci siano i segni della tastiera, proprio i segni dei tasti. Quello mi turba. Adesso speriamo che ok, buono. Ok, lo sto facendo in diretta con voi, Quindi con questo eliminiamo tutti i pelucchi che ci sono. Quindi adesso o la va o la spacca. Ok, che aspetto questa cartina. Roba da matti, non si stacca, che storia. Voi ci credete a questo adesivo? Secondo me. Toglio via i pelucchi, però il tempo che giri tutto lo schermo qua, da una parte le togli, da una parte si formano. Invece se era un telefono bastava due passate. Boh. E voilà, e vediamo qua, questo qua è un pannetto che fatto quello di quello, ho fatto. Se la sbaglio, ciccia. Vediamo un po' cosa succede. Togliere tutto sto grasso che c'è. Non è importante mettere subito, anzi se l'acquistate, acquistate già da subito la pellicola, perché poi voglio dire, quando acquisti questo tablet viene già dato con la tastiera montata e non c'è niente che isoli schermo da tastiera, quindi a sto punto è pure inutile. Niente, devo. Non mi convince, c'è un alone che devo togliere. Non mi viene. Cameraman. Cameraman, mi raccomando, concentrata. Boh, ci siamo, eh? Ci siamo. Vedi qualcosa?
Secondo me questi qua, lo sai che servono? Secondo me, facciamo così, guardate, questi qua servono, secondo me, a centrare la pellicola. Ma non mi capisco, perché si staccano mai? Guarda qua, servono a centrarla. Vedi? Così. È così, secondo me. Posso immaginare che sia questo il motivo. Vedete che io faccio questo? Perfetto. Abbiamo trovato a cosa servono. Questo lo mettiamo qua. Abbiamo fatto un'altra prova. Devo pulire bene, non mi posso permettere di sbagliare. Questa deve essere buona la prima. Quindi scopriremo in diretta se davvero sono da comprare. Perché poi c'era solo una recensione, mi sembra. No? Non cadere. No. Via. Non c'è niente, no? Sopra al tablet. No, si è staccato. Porca troia. Scusate. Devo centrare bene tutto l'ambaravà. Boh. Vediamo un po' che rottura. Dove si è intrappolata quella bolla? Allora, prendiamo un minuto, un qualcosa che mi permetta di. Bene, una è uscita, poi anche questa qui. Bene, poi questa qui, alla fine mi resta solo una, questa qua, che secondo me va via da sola. Questa è quella più vigliacca perché ho paura che non dipenda dalla bolla. Bene. Boh, niente ragazzi,
Abbiamo installato la pellicola. C'è rimasto solamente un piccolo che non so da che cosa dipende, se da un pelucco o qualcosa, però dopo farò. Togliamo via qui. Faccio vedere che tranne questo tutto è andato come doveva. Vedete? Il foro della fotocamera. Quindi poi per quanto riguarda questo, vediamo se sparisce da solo oppure c'è bisogno di. Però ho paura che se la sollevo dopo ci resta dell'altro. Vi faccio vedere di nuovo la custodia. Vedete com'è? Cartone, niente di che. Però comunque i bordi tendono a sporgere, quindi proteggono. Avete visto che comunque una volta infilata non viene fuori così facilmente. Questa è una buona cosa. Contiene sia la tastiera che tutto. Direi che per adesso abbiamo finito. I link ve li metto in descrizione per chi li deve acquistare. Secondo me si può acquistare tranquillamente, è una pellicola bella, precisa, non c'è imperfezioni. Sicuramente qui ci sarà andato un piccolo pelucco, quindi non dipende dalla pellicola. Quindi poi adesso cercherò di sistemarla. Per adesso abbiamo finito. Un saluto da Maurizio. Ciao ciao!